a tutti da Gianluca Attanasio. Ragazzi, oggi voglio recensire questo splendido telefono smartphone della UMI 5.5 pollici FHD. Abbiamo un processore octa-core, ma andiamo a vedere subito l'unboxing di questo prodotto e vedere un pochettino all'interno cosa c'è. Allora, la scatola si presenta in modo molto monolitico, veramente molto bella, di colore grigio, con questa serigrafia silver, davvero molto chic, bellissimo per fare un regalo. Prezzo al di sotto dei 200 euro, abbondantemente, per un prodotto secondo me veramente veramente ottimo. Ma apriamo subito la scatola, spostiamola da questo lato. Veramente fatta molto bene. All'interno troviamo il nostro smartphone 5.5 pollici, il cavetto di ricarica micro USB, o meglio, scusate, volontariamente ho detto micro USB, ma lo standard è cambiato, parliamo di USB-C. E questo è il nuovo standard utilizzato un pochettino dai colossi come Apple, Microsoft, Lumia e quant'altro. Ma troviamo all'interno della scatola, dolcis in fondo, anche il nostro caricabatterie. Devo dire la verità, un pochettino sottotono questo caricabatterie, potevano fare di più, ma può essere benissimo sostituito con prodotti in vendita su Amazon.it che sparano energia 2.1 ampere, e quindi posso ricaricare molto più velocemente questo telefono, che ha una batteria interna non intercambiabile da 3300 mAh, che ne garantisce l'utilizzo per tutta l'intera giornata, con un utilizzo davvero impegnativo. Ma non finisce qui, perché troviamo anche la nostra spilletta per poter sfilare la nostra nano sim, perché questo telefono all'interno ha la nano sim. Ma andiamo subito alla recensione del nostro prodotto, le impressioni d'uso. Io l'ho messo un pochettino sotto stress, vi parlerò tra 2 secondi un pochettino del funzionamento di questo smartphone. Seguitemi. Bene, ragazzi, amici, passiamo alla descrizione di questo fantastico smartphone. Vi dicevo, un octa core MediaTek MT6753, 3 GB di RAM onboard, 16 GB di RAM di memoria di massa espandibile con una scheda micro SD che già ho provveduto a inserire all'interno. Ma come vi stavo dicendo, un octa core che spinge al massimo questo telefono. Non ci sono rallentamenti, ma vediamo subito la scocca, come è fatto il telefono. Veramente molto bello il vetro, la cornice sembra completamente assente. Nella parte anteriore abbiamo tutti i sensori, compreso quello di prossimità. Fotocamera anteriore da 8 megapixel con una novità, flash LED che illumina le foto di sera. Ma nella parte sottostante troviamo il nuovo standard USB-C. Io prima ho parlato di micro USB, che è quello di più utilizzato, ma questa volta si sono superati, perché già sono andati nel futuro con il nuovo standard USB-C, quello utilizzato da Microsoft, Lumia e da altri colossi come Apple. Ma vediamo subito la scocca del telefono nella parte posteriore. Veramente veramente molto bello, guardate quanto è sottile questo telefono, si tiene molto molto bene in mano. Dietro abbiamo il lettore di impronta digitale, molto comodo per attivare direttamente lo schermo. La fotocamera da 16 megapixel con doppio flash LED. Nella parte sottostante il microfono. Abbiamo lateralmente i bottoni volume più e meno e accensione. Ma guardiamo un pochettino come è ben fatto questo telefono. Il metallo è stato fresato a regola d'arte, anche l'alloggiamento dell'impronta, del lettore di impronte digitali, che non dà fastidio. Quindi basta toccare, il telefono si attiva, funziona 8 volte su 10, molto preciso. Nella parte posteriore troviamo un altoparlante che non si zittisce quando noi posiamo il telefono sul tavolo, perché si trova nella parte bombata del telefono, quindi non dà problemi. Ma io tornerei sulla qualità costruttiva di questo telefono, che è veramente veramente ottima. Hanno veramente superato, veramente molto bella, perché questo grigio titanio si addice moltissimo all'estetica di questo telefono. Quindi vediamo un pochettino anche il nostro cassettino laterale di cui vi parlavo. Ecco la spinetta, io già ho provveduto a inserire la nostra nano card. Ecco qui, si apre in questo modo qua. All'interno c'è la possibilità di poter inserire, come vedete, sia la nano sim che la micro SD. Se nel caso non volete la micro SD, potete utilizzare questo telefono come telefono dual sim, basta inserire un'altra qua. Io sinceramente utilizzo una sola linea telefonica, quindi mi accontento. Ho preferito espandere il telefono con una scheda da 16 mega, ma ne potete mettere una da 64. Ricordo e consiglio di utilizzare schede classe 10 in modo da far fluire dati in modo veramente rapido. Ma continuate a seguirmi. Abbiamo provveduto ad accendere il nostro smartphone, nel contempo ci è venuto a trovare Capitan America, il mio fedelissimo amico che mi consente a volte di fare delle belle pose fotografiche.
Lo mettiamo un pochettino da parte, passiamo al nostro vero Capitano America, che è il nostro telefono, veramente bello da tenere in mano. Ecco il display. Mi sono preoccupato di cambiare lo sfondo perché quello di default, ve lo faccio vedere, è un pochettino scuro, quindi ho preferito mettere uno sfondo un pochettino più chiaro per consentire a questo telefono di dare il massimo. Ma passiamo subito alla barra dei comandi, che è quella classica di Lollipop 5.1. Abbiamo il sensore di luminosità che ho disattivato. In questo caso il mio consiglio è quello di disattivare il sensore di luminosità perché è un pochettino lento, quindi non regola bene la luminosità a seconda della luce che c'è fuori. Abbiamo la possibilità di poter abbassare e alzare il nostro contrasto del telefono, la luminosità, io la metto a massimo. Abbiamo tutti i comandi, anche risparmio di batteria, ma una cosa molto carina, nella parte sottostante a video ci sono i nostri comandi che possono essere cambiati entrando nella parte dedicata all'accessibilità. Nel contempo, voi se vedete, c'è questo LED verde fantastico che continua a lampeggiare, significa che sono arrivate delle notifiche, quindi dei messaggi da parte di operatori, amici e quant'altro. Ci segnala queste notifiche, ma come vi dicevo, c'è la possibilità di poter cambiare questi tasti. Andiamo nella parte accessibilità. Ecco qua, andiamo nella parte finale, c'è la navigation bar. Andiamo, ecco, guardate bene i tasti. Cliccando qua c'è la possibilità di poterli invertire e quindi anche per una persona mancina oppure per persone che non si trovano bene c'è la possibilità di poter cambiare questi tasti a video, un po' come avviene con l'LG G4, il G3 e quant'altro. Allora, torniamo alle nostre opzioni. La possibilità di fare tutto ciò che si può fare con questo telefono, perché ricordo ha un octa-core della MediaTek veramente molto potente, 3 giga di RAM a bordo, 16 giga di memoria di massa espandibile con la scheda che vi ho fatto vedere prima, la micro SD card, io ho scelto una classe 10, ma voglio farvi vedere anche la qualità fotografica. Ho fatto alcuni scatti del mio amico Capitano America, guardate qua quanto sono belli, assolutamente. Cioè, lo scroll è immediato, veramente la fotocamera è veramente pazzesca. E voglio dire anche che di default parte con 20 megapixel, una sorta di interpolazione che andiamo a disabilitare perché la risoluzione nativa è 13 megapixel. Per me le foto vengono veramente molto molto bene. Benissimo anche il sensore dell'impronta digitale e il doppio tocco di accensione del telefono che ho inserito. Ecco qua. Basta direttamente alzare la finestrina come avviene sempre e il telefono è già operativo. Reparto messaggi SMS funziona benissimo. Reparto telefonia vi faccio vedere, la tastiera è veramente molto comoda. Chiamiamo il 119, sentiamo l'audio, mettiamo il viva voce. Intanto continuano ad arrivare altre notifiche. Allora, io dico che l'audio è più che accettabile. Ovviamente non stiamo parlando di un audio stellare, ma va più che bene, anche perché l'altoparlante passo dalla parte posteriore non dà problemi perché se poggiato si sente sempre, vi faccio vedere direttamente su YouTube. Ma voglio passare al browser. Passiamo al browser, apriamo la pagina della Fiat, ci sono un pochettino di fotografie, ho scelto una a caso, vediamo un pochettino, vi faccio vedere. La qualità di scroll e di avanzamento della pagina, molto rapida l'apertura, guardate qua, vediamo un pochettino lo scroll, immediato, molto molto bene. Questo telefono mi ha colpito, ho aperto varie pagine, ho utilizzato varie app, funziona veramente molto bene, è ben bilanciato. La durata della batteria è incredibile, lavora un'intera giornata e la cosa importante è che non scalda assolutamente. Anche se nella parte posteriore ha questo bellissimo cover, o meglio, questo bellissimo involucro in lega di alluminio con queste serigrafie veramente molto belle su questo grigio titanio, veramente veramente fantastico questo telefono. Cosa dire? Io mi sento di consigliare questo prodotto che costa abbondantemente sotto i 200 euro in offerta su Amazon.it da Umidigit. E lo trovate direttamente su Amazon, ma volevo farvi vedere anche il reparto audio mettendo qualche brano musicale di YouTube. Andiamo sul nostro, sempre attraverso il browser di YouTube. Accendiamo direttamente un po' di musica. Vi faccio vedere quanto lo poggia, non si sente, l'audio continua a sentirsi. Si sente perfettamente perché l'altoparlante è posizionato nella parte bombata. Intanto il LED verde ci continua ad avvisare che ci sono delle notifiche in arrivo.
Il capovolgimento automatico è immediato, quindi il sensore giroscopico funziona veramente molto bene. Io l'ho testato anche con Real Racing, i sensori funzionano in modo perfetto, impeccabile. Le fotografie vengono bene, ma voglio ricordare che nella parte anteriore abbiamo anche la possibilità di poter fare dei selfie con il doppio con il flash LED che illumina le foto anche di sera in scarsità di luce. Reparto Bluetooth perfettamente funzionante, possibilità del dual SIM. Cosa volete di più da un telefono del genere? Veramente, veramente molto bello, sia esteticamente che come qualità tecnologica e tecnica racchiusa all'interno di questo involucro di metallo. Quindi io vi rimando alla prossima recensione. Con Umi abbiamo finito per oggi. Salutiamo il nostro amico Capitan America che vi saluta e ci vediamo alla prossima recensione. Per chi volesse scrivere può farlo a gianluca.attanasio@live.it. Ciao a tutti da Gianluca Attanasio e da Capitan America. Ciao ragazzi!